Amici sportivi valdostani e non, siamo qui sulle piste della World Cup di Cogne. Sono assieme al direttore tecnico di pista Manuel Tovagliari e Marco Albarello, campione olimpico, per presentarvi il percorso della Ski World Cup del 16-17 di febbraio, dove vedrà gareggiare i migliori atleti del mondo. Gli atleti si sfideranno su due tecniche diverse, una sprint di 1,730 km e sulla 15 km e le 10 km a tecnica classica. Nella presentazione incontreremo gli atleti valdostani della nazionale italiana, Chicco, Defa, Greta ed Elisa, che ci illustreranno i punti salienti della pista. Da questo punto ci troviamo sulle due linee di partenza nello stadio di fondo della World Cup. Il percorso prosegue verso la croce del Boutier, dove le due piste si dividono, uno per la tecnica classica e l'altra parte per la tecnica libera. Qui ci troviamo nel punto più alto della sprint, dove gli atleti affronteranno questa salita molto forte per cercare di avvantaggiarsi e portarsi più avanti possibile nella discesa che porterà giù lungo lo stadio. Penso che questa sia una parte molto importante per la sprint qua a Cogne. Bisogna arrivare ancora freschi e con ancora energie per poter rilanciare su questo dopo. In questa parte non bisogna addormentarsi, anzi, bisogna pattinare, stare molto bassa per prendere velocità e raggiungere poi il dopo finale. Ecco, qui siamo nel punto cruciale della gara. Questo falso piano in salita che immette nel rettilineo finale sarà il punto di attacco. Sarà fondamentale prendere posizione proprio per gli ultimi 150 metri ed è una pendenza che si addice abbastanza alle mie caratteristiche. Qui ci troviamo dove le due piste si dividono. A sinistra si andrà verso il giro della sprint, mentre Marco a destra vi farà vedere il giro della distance. Ci troviamo nel punto più alto della pista, in cima ai prati di Sant'Orso. Questo è anche il punto più duro della pista, dove bisogna veramente stringere i denti, perché il secondo e il terzo giro non solo si parte dallo stadio, ma si parte da molto più in giù, e quindi riuscire a tenere un bel ritmo fino qua vuol dire impostare una bella sciata che ti permetta di perdere poco terreno e di arrivare in cima con ancora qualche energia, vista della discesa che ci riporterà nella zona stadio per effettuare la seconda volta la salita dei prati di Sant'Orso. Inizia il punto forse più duro della pista. Iniziamo una salita che diventerà molto impegnativa, soprattutto al transito dei 5 km, perché qui è vero, arriviamo da una lunga discesa, probabilmente saremo abbastanza riposati, però da qui inizia anche una lunga risalita verso la zona dello stadio, con diverse salite e anche dei pezzi in falso piano che saranno appunto molto impegnativi perché non permettono recupero. E in più poi proprio dallo stadio si ritornerà al punto più alto della pista. E qui siamo alla conclusione di questa stupenda pista e vi invitiamo tutti con noi il 16-17 di febbraio in questa stupenda valle di Cogne e in questa stupenda valle d'Aosta.